Allora, eccoci qua, siamo online, controlliamo su Facebook dove siamo già online, perfetti. E adesso partiamo anche su YouTube. Ciao Teresa! Quindi va in automatico anche su YouTube. Anche su YouTube, siamo su Facebook e su YouTube in diretta, cominciano ad arrivare gli amici che ci salutano, dovreste avere lì a disposizione una Papiras. schermata È che ci è esatto, che ci un saluta. pochino in ritardo, ovviamente, vabbè, su internet Sì, c'è non qualche secondo siamo di esatto, non siamo, ci ritardo. sono 4-5 secondi di ritardo. E niente, come stai? Bene, sto bene, a parte qualche chilo in più, ma tanto insomma, quello è. Questo è tutto. Io l'ho messo in conto quando Conte il 10 marzo ha detto che eravamo in quarantena, ho detto vai, così posso prendere quei 2 o 3 kg In più. in più. Cioè, diciamo, posso approfittare per sperimentare alcune ricette che non stavo sperimentando da un po'. Senti, ho pensato in realtà di fare questa diretta qualche tempo fa quando ho visto sul tuo blog, credo, una immagine molto interessante che secondo me faceva un po', diciamo, come dire, un po' riflettere, dove c'erano due, sostanzialmente due genitori su un letto matrimoniale, uno rivolto da una parte con un cellulare, l'altro rivolto dall'altra con l'altro cellulare e il bambino in mezzo che giocava. E quindi un po' era un'immagine forte della, fra virgolette, patologia di questi giorni di quarantena, no? Cioè Un'immagine che avevo trovato per caso di un artista che aveva fatto diversi scatti di quel genere, erano tutti con quel tema lì. E ho fatto fatica a scegliere la più bella, ma quella è stata la prima che ho visto e che mi è rimasta impressa perché, insomma, per la sua forza, no? C'è la bambina che non ha ancora il cellulare e che sta lì con il suo sacchiotto e sembra già un po', come dire, dispiaciuta di non riuscire a coinvolgere mamma e papà, e oramai sembra averle provate tutte, e poi alla fine dice: vabbè, gioco con giocano lui, da tanto solo. loro sono, tanto oramai, insomma, loro sono presi, no? Che sicuramente sarà, assomiglierà adesso a tante delle situazioni che viviamo, per carità, cioè non voglio demonizzare completamente il telefonino, internet, anche perché stiamo su internet, usiamo il telefonino, usiamo il computer, quindi per me non esistono cose che fanno totalmente male, bisogna utilizzarle in un certo modo. Quindi, in questi giorni, se le mamme e i papà si sono trovati qualche volta in quella situazione, cioè ci sta, cioè la pressione che loro hanno subito è talmente tanta che non si può pensare che mamma e papà, nel giro di una sera, si trasformino in insegnanti, educatori. È molto complicato, no? Riuscire sempre a tenere l'attenzione completa sui figli. Certo, però, se quel comportamento dura più di un tot di tempo, c'è qualche problema, no? Come Senti, ma sempre. prima di iniziare a entrare, adesso ti faccio una domanda che non era prevista, insomma, parlavamo di famiglia, ma come la gestisci? Come ho visto che sono tutti preoccupati su questo aspetto di aver preso questi 2 o 3 chili, psicologicamente come ce la Sì. gestiamo? Cioè, chi se ne importa? Oppure c'è il senso di colpa, Sì. come si gestisce? Ma il senso di colpa viene quando una parte di noi appunto si giudica, no? Una parte di noi molto rigida dice: ah, hai sbagliato, appunto c'è una colpa, la colpa è quella di aver mangiato troppo. Allora, quello che io penso in questo momento sia utile è essere un pochino più indulgenti, un pochino più flessibili, cioè in questo momento in cui abbiamo già un sacco di restrizioni, abbiamo già probabilmente molti di noi diversi problemi sul piano organizzativo, economico, cioè ci sono un sacco di problemi in più. Aggiungere anche la condanna per aver preso 2 o 3 kg in più mi sembra un po' Tanto troppo. la prova costume mi pare che va al 2021, quindi quest'anno siamo a Esatto. posto. Sembrerebbe di sì, insomma, sembrerebbe di sì. Quindi, allora, parlo sempre di 2, 3, 4, poi dipende da quanto
da quanto parti, dal peso che ha di solito. Io credo che non sia utile in questo momento condannarsi a essere ulteriormente rigidi quando abbiamo un sacco di rigidità da ammorbidire da altre parti. Darwin diceva che resiste e sopravvive la specie più adattabile, non quella più dura, quella più rigida. Quindi se siamo troppo rigidi rischiamo poi di farci male, no? Anche perché dirci hai sbagliato, sei ingrassato, non aiuta. Anzi, secondo me questo atteggiamento ti fa mangiare ancora di più Ancora più perché cioccolata. non prendi contatto con la parte di te che comunque ha vinto, perché se sei ingrassato ha vinto quello che voleva mangiare, no? Quindi devi accoglierlo un po', devi dire, vabbè, dai, ti ho Ho fatto mangiare goduto. fino a... ti ho Sì, fatto mangiare, ho adesso diamoci, ti voglio bene lo stesso, però adesso dai, goduto. Questa cosa pensiamo alla prova costosa. Pensiamo alla prova costume il prossimo anno che speriamo arrivi. va bene. Senti, allora cominciamo e la prima cosa, la prima domanda di rito è chi sei, per chi non ti conosce? Allora, io sono una psicologa, mi sono laureata un po' di anni fa ad Urbino, una bellissima città dove ho avuto il piacere di avere uno dei professori più in voga adesso, che è il professor Recalcati. Non so se lo conosci, lui fa una trasmissione su Rai 3, adesso si chiama Lessico Civile, ma lui si è occupato di amore e di famiglie già una e due stagioni fa. E mi sono poi specializzata in terapia familiare e di coppia qui a Roma. E quindi la mia, diciamo, l'incontro che preferisco di più è quello con la coppia e con la famiglia. Secondo me la coppia è il nucleo di tutto. Ovviamente la famiglia negli ultimi 70 anni ha avuto uno stravolgimento enorme, quindi non c'è più la famiglia di prima, non ci sono più i padri e le madri di prima, non ci sono più i figli di prima. Anche qui non vuol dire che le cose sono peggiorate, la famiglia è cambiata, è diversa. Quindi mi piace molto il lavoro che faccio perché la famiglia e le coppie che incontro sono in continua evoluzione e è molto bello vedere quello che accade dentro le famiglie, che secondo me hanno tutte grandi risorse. Il problema che incontro a studio è quello di incontrare persone alle quali non viene detto quali sono le risorse che hanno, ma molto spesso quello invece che hanno di sbagliato, anche se ci pensi anche a scuola. Vedo, io ti parlo di pazienti che incontro, vedo ragazzi, specialmente nell'adolescenza, nella preadolescenza, che fanno fatica a trovare dei professori che li lodano per le loro qualità. E quindi poi questi diventano adulti che fanno fatica a trovare le loro qualità in loro stessi. E genitori che fanno fatica a trovare le cose buone nei figli. Quindi, insomma, questo è il lavoro che faccio da diversi anni. Prima ho lavorato nel pubblico, per tanto tempo nel pubblico, adesso lavoro privatamente, però con accanto un medico di base, perché secondo me lo psicologo deve diventare un po' come il medico di base. Ma non perché tutti hanno bisogno dello psicologo, se no tutti si spaventano e dicono oddio, oddio. Ma perché secondo me, così come si cura il corpo, va curata la psiche, Sì, no, va di nel pari senso a me con. piace molto questa definizione. Un giorno un mio amico mi chiede sulla psicologia e gli disse: vabbè, ma che serve solo se uno è malato? E in realtà lui mi disse: no, dice, se tu vuoi essere in forma con il tuo corpo, vai in palestra. Ed esiste una palestra per la mente che ti serve ad avere un equilibrio maggiore, ad affrontare con maggior facilità e più allenato le insidie della vita di tutti i giorni. Quindi, insomma, noi ce l'abbiamo poco in Italia, quest'idea della psicologia vista come palestra per migliorare le nostre attività. Però piano piano Bravo. vedo che cioè, ci sono una serie di temi che ci aiuterebbero anche sul lavoro, si potrebbe lavorare molto perché appunto sulla comunicazione c'è molto da fare. Recente il momento in cui sono stati chiusi i manicomi, no? Troppo vicino ancora per stare lontano dallo stigma che c'è stato per tanti anni, no? Quindi sicuramente la psicologia è una scienza piuttosto giovane, però come dici tu, insomma, ci abbiamo fiducia, no? Poi tra l'altro questa cosa che dicevi, è vero che mi ha fatto pensare una cosa che io penso, la psiche influenza il corpo, ma anche il corpo influenza la psiche. Ai miei pazienti in questo periodo ho detto, per esempio la mattina, visto che ci sentiamo confusi, ci siamo sentiti, ci sentiamo ancora confusi rispetto a questa situazione,
ho detto loro di vestirsi, curarsi, farsi la doccia, perché comunque prendersi cura del proprio corpo, mettersi no, la giacca, mettersi una cosa carina, influenza la psiche, quindi diciamo spezzo una lancia in favore diciamo, di chi si occupa del corpo, dei medici come te, perché il corpo stesso, se io mi vesto, poi sto meglio, è vero anche se sto meglio, che poi dopo mi vesto meglio, quindi è tutto, no? Certo. Un'influenza. Sai, quando vai in palestra e non hai voglia, poi ci vai e dici, ah, E caspita, ho dopo quando fatto esce, proprio sa. bene. No, ci ho fatto proprio bene, no? È questo. Quindi la psicologia, lo psicologo e il medico sicuramente sono fondamentali tutti e due. Va bene, questa prima parte in cui tu dicevi, insomma, la famiglia è cambiata in questi ultimi anni. Credo che peraltro abbia avuto un'accelerata in questo ultimo mese, cioè se è cambiata in tanto tempo in questo ultimo mese la famiglia, credo che abbia avuto una, no, questa relazione forzata in casa delle coppie abbia cambiato qualche cosa. Che tu che hai esperienza, che cosa con i tuoi pazienti, cos'è la cosa che hai visto di più in questo periodo di questa convivenza forzata, di non avere più spazi Sì, la cosa che ho privati, visto di insomma, quindi. più, allora, alcune persone hanno lamentato la grande solitudine, però devo dirti che queste persone sono persone che stavano già sole prima, si sentono un po' più sole perché magari non possono uscire e fare determinate cose, ma la maggiore sofferenza, perlomeno nella mia esperienza, che ho riscontrato nelle videochiamate che ho fatto con i pazienti, è la mancanza di spazi. Cioè, c'è un paziente che mi ha detto: guarda, dottoressa, io non so quanto tempo era che passavo tutto questo tempo con i miei figli. Cioè, io tutto questo tempo probabilmente ce l'ho passato forse il primo anno di vita, ma neanche tanto. Il problema è che adesso mi ritrovo con tre figli, due adolescenti, uno un po' più piccolo, tutto il giorno senza le loro attività, io senza le mie attività, sono molto pressato. Quindi la grande fatica che c'è stata in questo periodo è questo, secondo me, nelle famiglie dove ci sono dei figli. La mancanza di spazi esterni che ti decomprime, la mancanza di quelli che io chiamo agevolatori cuscinetti. Cioè, i cuscinetti per me sono la scuola, le attività, la tata, la babysitter se c'è, la I donna delle nonni. pulizie, i nonni, tutte quelle figure e tutte quelle istituzioni come la scuola, delle quali la famiglia usufruisce sempre. Cioè, da quando io sono nata, da 40 anni a questa parte, non è mai successa questa cosa. Quindi è la prima volta nella nostra vita che viviamo una roba del genere, no? Senza nonni, senza scuola. Quindi una grande fatica nella pressione. Poi con una spinta sui genitori nel diventare, nel supplire quelle funzioni lì, cioè diventa l'insegnante. Quindi quando gli insegnanti danno i compiti, tu a casa, non avendo l'insegnante che eventualmente a scuola ti dà una mano, devi supplire a quella parte lì, quindi diventa un po' insegnante. Le mie pazienti donne che stanno in famiglia, per esempio, mi hanno detto che una mia paziente mi ha fatto sorridere perché mi ha detto: mi sento la donna degli anni 50. Adesso lavo, stiro, cucino, stendo come se non ci fosse un domani, come se la mia vita fosse questo. Cioè, una donna che è un'imprenditrice e non, per un po' non ha mai saputo quando, non sapeva quando poter iniziare, quindi dice: io ci sto male perché io non mi sento bene in questo ruolo dove sono tutta moglie e mamma, cioè io mi sento anche donna e la spinta che ho ricevuto in questa direzione è una spinta nella quale sto molto scomoda. In questa fase, diciamo, stiamo un po' più avanti. Adesso c'è qualcuno che sa già quando riaprirà, però se parliamo di attività come cinema, teatro, gli Beh, c'è attori, tutto, la la ristorazione, gli amici attori, ristorazione, chi ha le palestre, insomma, diciamo, brava, c'è tutta una esatto, grande. non Ma si poi sa. no, non solo, diciamo che a mio avviso la grande pressione verrà adesso, perché mentre
tu hai ragione, la mamma farà tutte queste attività, comunque c'è la coppia, no? Quindi comunque il supporto di uno dei due, adesso non diciamo i sessi, secondo me andiamo oltre, ma Sicuramente. cioè siamo in due a gestire uno o più figli. Domani riapre questa attività, riapre un'attività per uno dei due, o per tutti e due, Esatto. ancora peggio, però le scuole non ci sono, quindi manca questo grande supporto delle scuole, delle babysitter, perché diventa difficile. Quindi la pressione diciamo, la pressione sulla famiglia sarà ancora maggiore, la pressione organizzativa. Quindi che consigli dai per arrivare a, diciamo, ovviamente con i limiti che ha una chiacchierata su Facebook, ma mettiamo, siccome questi sono già stalk, cioè sono chiacchierata, ti chiamo, dico: senti un po', mo adesso succede Dammi dei sta consigli. pressione, che dobbiamo, come possiamo fare, Allora, che guarda, dobbiamo fare guarda come Jacopo. coppia per riuscire a resistere a tutto sto stress che non Bravo. usciamo. Allora, Jacopo, guarda, per evitare di far scoppiare la tua coppia, ti direi questo. Ti direi di rafforzare ancora di più quello che dico di solito di fare in momenti normali. Quindi adesso devi fare ancora di più queste 5-6 cose che ti dico. Allora, la prima cosa Me ne è... segno, che adesso così, vai. Sì, vai, vai, segna. La prima cosa è evitare di dire a tua moglie, alla tua compagna, devi essere più così, devi essere più colà, devi fare questo, devi fare quell'altro. Quindi evitare di rivolgerti alla tua compagna utilizzando il devi, perché questo genera la sensazione di Compagna o compagno, imposizione. sempre rimango Compagno o così. compagno? Sì, certo. Quindi... Quindi bisogna evitare di rivolgersi in questo modo perché questo genera innanzitutto frustrazione perché l'altro sente di aver sbagliato, incomprensione e mancato apprezzamento. Quindi devi, soprattutto questo proprio te lo scrivo così gigante davanti ai figli. Una delle cose peggiori che si possono fare adesso, prima, dopo, è rivolgersi in maniera svalutante nei confronti del partner che è madre o padre, ma anche se non è madre o padre, perché nelle famiglie nuove ci sono le famiglie bellissime, famiglie ricomposte. Quindi, anche se non è il padre, anche se non è la madre, è il tuo compagno, se sta in casa con te, non bisogna mai rivolgersi in maniera svalutante perché i bambini, i ragazzi, vedono il rapporto tra quest'uomo e questa donna. E quando un uomo o una donna si rivolge in maniera svalutante, quel ragazzo, quel bambino impara che quello è la normalità, quello è il modello. E quindi quando una bambina vede un padre o un bambino vede una madre che si rivolge al compagno o alla compagna in un certo modo, impara che quello è il modello. E poi quando si confrontano con i propri pari, probabilmente riprodurranno quel modello lì. Quindi Questo non perché rivolgere... sempre rimane che i nostri figli sono lo nostro specchio. Quando noi vediamo come si comportano i nostri figli, è lo specchio di come siamo. È un assolutismo, però diciamo loro assorbono molto. Quello che dico, il loro mestiere è guardarci, Bravo, esatto. spesso. Loro hanno delle antenne molto, molto sviluppate. Non voglio dire che, cioè, fare il genitore, Freud diceva che fare il genitore, fare l'insegnante e fare lo psicologo sono i tre mestieri più difficili. Quindi il mestiere di genitore è è una delle, appunto, dei mestieri più complicati e più difficili. Non sbagliano sempre i genitori, assolutamente, qualche errore lo fanno, però sicuramente sì. I ragazzi vedono te, vedono mamma, vedono papà, l'imprinting lo prendono da loro. Lo prendono anche un po' da alcuni insegnanti della scuola, però assolutamente al primo posto ci sono mamma e papà. Quindi non rivolgersi con il devi. E insieme a questo non dire all'altro ogni volta puntualmente quello che sbaglia. Quindi essere ossessivamente attento all'errore che fa. Hai sbagliato a fare quello, hai sbagliato a fare quell'altro, ma con i figli e in generale con l'altro, con qualsiasi altra, in qualsiasi altra situazione. Poi in questa fase, in cui secondo me veramente ci sono alcune persone che stanno attraversando un momento molto difficile, ho deciso di fare un'iniziativa con le mie colleghe qui a studio per aiutare, facendo dei colloqui gratuiti per aiutare alcune persone. E ho pensato, guarda, molto agli imprenditori, ho
oltre alle persone che come te stanno a contatto con il dolore, con la morte, con la malattia. Però ho pensato molto agli imprenditori, perché ci sono alcuni imprenditori che in questo momento, secondo me, stanno veramente molto male. Quindi hanno bisogno di un partner, di un compagno che gli stia vicino, gli stia Di supporto. accanto. E quindi una delle cose da fare è supportare l'altro, mai scoraggiare, mai dire vabbè, tanto che ne so, c'avevi il negozio di parrucchiere, vabbè, tanto ormai non verrà più nessuno, ma chi ci viene a farsi i capelli, no? Cioè, quindi non scoraggiare, perché l'altro senza obiettivi, senza mete, rischia veramente di affondare, no? È vero che magari noi possiamo dire, vabbè, io ho il mio lavoro, ti aiuto io, però è importante anche per l'altro mantenere la sua individualità e avere il suo obiettivo e la sua meta. Quindi anche nei momenti più difficili dire sì, dai, insomma, ce la facciamo, No, bisognerebbe avere il coraggio in questo momento che chi è più in difficoltà supporti, cioè sia che chi è in meno difficoltà supporti il compagno che è in più maggiore difficoltà. esatto. Poi un'altra cosa che guarda, sembra un po' banale, ma che io trovo sia una degli ingredienti che fa andare avanti la coppia negli anni, è quella di comunicare sempre in maniera morbida. Cioè, non bisogna comunicare all'altro in maniera brusca, perché secondo me nel tempo, se ci si abitua a un tono brusco, se ci si abitua alla parolaccia, se ci si abitua a... Poi questo diventa sempre, sempre di più, l'asticella, diciamo, di questa tolleranza si alza sempre di più e dà una parola un po', no? Un po' storta. Poi uno ci si abitua e alla fine mandarsi a quel paese è, diciamo, quasi la normalità. Questo non fa bene, oltre, diciamo, al fatto di cercare di essere il più onesti possibile. Però io credo che la prima cosa sia comunicare in maniera morbida, dolce, no? Cioè, se io ti chiedo una cosa in maniera gentile, sicuramente genererò in te qualcosa di diverso. Ieri parlavi con l'altro collega, no? Della dopamina, Sì, dell'ossitocina, della sì. serotonina, delle endorfine. Certo è che se io ti rivolgo una parola brusca, non genero un bel Certo. neurotrasmettitore. Se invece ti dico, no, una cosa carina, qualche giorno fa, mentre venivo a studio, ho visto una persona che attraversava, che voleva attraversare la strada e mi sono fermata. Mi ha guardato, ha detto grazie, grazie, no? Cioè era molto stupito di questa cosa. Io dentro di me ho detto, ma guarda un po', cioè è bastato così poco per far sì che questo mi dicesse grazie, grazie, no? Quindi Certo. immaginiamo questo nella coppia quanto può essere Ma utile. questo mi fa venire in mente, c'è un libro molto bello sull'educazione dei bambini, dice le parole sono finestre oppure muri. Bello, bello, sì, E esatto. la O parola aprono o nella chiudono. comunicazione o aprono o chiudono. Quindi no, basta veramente, veramente poco. Guarda, io studio ogni tanto, mi rendo conto di quanto questo è vero quando aiuto i pazienti a vedere quello che dicevamo prima, le loro risorse, no? Quando li spingo ad andare a cercare le cose belle che hanno, io vedo che proprio si aprono. Cioè, rimangono stupiti a volte. Quindi questo mi fa molto piacere, perché evidentemente passare attraverso la morbidezza del linguaggio è qualcosa che fa molto bene. Le ultime due cose che ti voglio dire sono queste. Quindi aumentare gli apprezzamenti. C'è mai come in questo momento devi dire al tuo compagno, alla tua compagna, quello che ti piace. Anche se ogni tanto immagino stia con il pigiama, no? Non proprio in tiro, cioè mi piace questo di te anche fisicamente, mi piace questo di te dal punto di vista psicologico. Secondo me, una volta al giorno, dai, minimo due, questo va detto. Cosa, cioè, senza che lei te lo chieda, ovviamente senza che lui te lo chieda, mi piace questo di te, perché è una cosa che troppo poco facciamo. E poi l'ultima grande, secondo me, cosa della coppia utile è smettere di pensare di cambiare l'altro. Cioè, anche qui, in questo momento non mi serve qualcuno che mi dica quello che devo cambiare. Anche perché quando mi hai conosciuto ero così,
probabilmente nel giro di un anno e mezzo, dopo che l'incanto dell'innamoramento folle che assomiglia alla follia, no? Quando ci innamoriamo siamo tutti un po' pazzi, dopo un anno e mezzo rientriamo, diciamo, vediamo l'altro nella sua verità e lo vediamo così com'è. Quindi se dopo rimaniamo e dopo un anno, due, tre, 10 anni vogliamo ancora cambiarlo, direi no, basta, cioè non si può cambiare l'altro, l'altro è così. Se lo abbiamo scelto sapevamo che era così, si può un po' modificare, però l'altro può cambiare solo se decide di farlo. Se noi diciamo cambia, cambia, probabilmente lo spingiamo a rimanere com'è. Quindi queste sono un po' le cose che io dico in generale sempre, ma soprattutto in questo momento, perché sono cose che aumentano la pressione. Sicuramente non abbiamo bisogno di qualcuno che aumenti la pressione dentro casa e accanto a noi. E poi un'altra cosa che mi viene da dirti è provare a fare cose creative, che non vuol dire solo fare lavoretti a casa con i bambini, cioè fare cose creative è cercare di capire se dentro di noi c'è qualcosa che non abbiamo espresso. E nel fare cose creative ci sta anche fare l'amore, per esempio, che è una delle cose che fa molto bene, nel senso Cose che creative. in questo è una cosa creativa, sì, secondo me è una cosa creativa che dà spazio all'area del cervello destra, no? Tutta l'area destra del cervello dove diciamo ci sono più le emozioni, c'è meno la parte logica, ma tutta l'area sinistra fa più capo alla parte Certo. logica, al ragionamento, alla parte diciamo destra, cioè detto così tout court, molto semplicemente, non me ne vogliano i neuropsichiatri, però sì, secondo me provare a trovare qualcosa di creativo da fare. Tutto questo è molto difficile, io mi rendo conto che non è facile perché tutto questo sta insieme a quello che dicevamo prima, le difficoltà economiche, relazionali, però secondo me, insomma, se guardiamo dentro, tutte delle risorse ce le abbiamo. Tutti, tutti, tutti. Ti posso aggiungere un punto 7 adesso da umile pegliaio, Vai, però no, vai, vai, me lo segni, me lo uomo segno. lo sì. No, così per parlare, una cosa che ho imparato molto nel gestire il conflitto d'aula, quindi nella mia attività così di formazione, che è cercare sempre di comprendere perché c'è nel mio caso, quell'atteggiamento in quel discente, cioè quella domanda, quella reazione, perché comprendere perché questo va molto bene anche con i nostri figli, cioè se mio figlio si attacca al muro e mi stacca un quadro, no, la reazione è prenditi, no, però comprendere che cosa c'è sotto quell'azione, perché probabilmente era frustrato di una cosa, e quindi andare a comprendere, non dire che questo sia corretto, ma comprendere che cosa l'ha portato a quel momento in cui piange, alla crisi di nervi o comunque stiamo litigando, cioè dare più spazio alla comprensione che alla reazione, credo che in questa fase di resilienza sia, no? Perché magari io sbotto per una cosa sciocca su cui non ho mai sbottato, ma perché sono particolarmente stressato perché sul lavoro mi hanno detto che ho il tampone positivo al coronavirus, quindi arrivo a casa e mi dice cosa vuoi da bere? Boom, e sbotto, no? Adesso ho Bomba. fatto il ragionavo per iperboli, però questo potrebbe essere una via, secondo te? Sì. Anni fa un mio caro amico che fa formazione e selezione del personale per le aziende disse una cosa molto bella, no? Non è un caso che abbiamo due orecchie e una bocca. Questo vuol dire che dobbiamo ascoltare il doppio rispetto a quello che diciamo, no? Quindi dovremo comprendere due volte, parlare una. Quindi sì, mi hai fatto pensare no, anche a quello, per esempio, che sta accadendo a mio figlio, che è piccolino, che comincia a fare delle cose che dico, ma che cosa vuol dire, no? Effettivamente, poi se ti fermi un attimo, dici sì, forse è per questo motivo. E dare una spiegazione, no, aiuta. E quello che dicevi mi faceva anche pensare anche a pensare anche a un'altra cosa, che è questa. Tu dicevi, no? Vado, sono al lavoro, mi dicono che sono positivo, torno a casa, sicuramente non sto bene, no? Questa è di solito una situazione che genera in automatico una reazione scomposta. Quindi secondo me quando
abbiamo una situazione che è stressante, dovremmo mettere un po' di distanza, dovremmo mettere un po' di spazio. Quindi, in questo momento in cui, se magari riprendiamo al lavoro e al lavoro arrivano brutte notizie, prima di rientrare in un altro sistema, di rientrare a casa, sarebbe utile decomprimersi un po', perché se entro a casa con questa premessa, con questo carico, è molto probabile che io senta il bisogno di decomprimermi buttando la bomba lì dentro. Allora può essere utile che da lavoro a casa magari chiamo un amico e faccio una telefonata in cui mi sfogo e butto fuori tutto. Chiamo pure l'amica psicologa, l'amica che non è psicologa, qualsiasi amico che mi possa decomprimere, perché il problema che vedo nelle famiglie spesso è questo, no? Che quando torniamo a casa, boom! E poi gli Un po' altri come Fiori ovviamente di no. Moretti quando tornando a casa cerca qualcuno con cui litigare, cioè litigo con qualcuno e poi Sì, perché poi litigare serve per appunto sciogliere, no? Nel momento in cui butto fuori, poi non ce l'ho più dentro, però l'altro poi lo deve gestire. Quindi è molto complicato gestire un qualcosa che è frutto del sentimento dell'altro, no? Se posso dirti, se posso dirti anche un'altra cosa, un concetto bellissimo secondo me è quello della causatività. Che cos'è la causatività? La causatività vuol dire sentirsi responsabili delle cose che facciamo e cercare di non dare la responsabilità all'altro. Cioè, quando torno a casa, se io sono arrabbiato, non posso arrabbiarmi con mia moglie perché la rabbia che provo non è stata causata da lei, è la mia. è stata causata probabilmente da qualcosa che è accaduto all'esterno, ma in fondo, io penso che sia stata causata da me. Cioè, ti spiego, io credo che le cose che ci accadono sono dei fatti. Accade questa cosa, accade che a un certo punto arriva il coronavirus e il coronavirus fa sì che noi siamo privati della nostra libertà. Ma diciamo questo fatto è un fatto che noi possiamo utilizzare in un modo o nell'altro, quindi dipende sempre da noi come quel fatto viene vissuto, come quel fatto viene connotato. Se io prendo quel fatto lì e dico vabbè, oh, finalmente è arrivato il momento giusto, quello che dicevo prima scherzando, però è arrivato il momento giusto per prendermi quei 2 o 3 chili che mi posso prendere, no? Perché dai, tanto non ce l'avevo costume, poi sto a casa, questo serve per sperimentare delle ricette con mio marito, no? Dico, oh, caspita, cioè, bello, no? Alla fine questo momento, cioè so che sembra un po' folle, no? Però questo vuol dire che io ho fatto di un evento drammatico, comunque ho fatto un movimento di spostamento e l'ho reso un po' positivo. Quindi, secondo me, le cose che ci accadono sono molto modificabili in base a come noi le vediamo. Quindi qualsiasi cosa ci accade ha possibilità di essere modificata. So che sembra folle, ma anche la morte di una persona vicino, secondo me, perché da quel momento in poi puoi cambiare la tua visione delle cose, la puoi migliorare. Se ti muore un caro, ti rendi conto di quanto, no, magari la vita va veloce, no? E quindi anche quello può essere un momento per certi versi positivo. Cioè, comprendimi, cioè, ovviamente è drammatico, c'è tantissimo dolore, però io vedo persone a studio che rimangono impantanate su cose, diciamo, non tanto drammatiche. Anni fa, ho avuto una situazione di una persona che non c'è più, purtroppo perché poi è stata molto male e ha perso la vita. Ma che negli anni, all'inizio si era depressa per la morte di un caro, ma che poi nell'ultimo periodo si deprimeva di fronte a cose molto più piccole, come per esempio aver perso il portafoglio che poi aveva ritrovato in casa. Quindi quella era una persona che sicuramente non aveva la capacità di gestire le cose che le accadevano. Quindi non è così facile, non voglio dire che ok, ora mi sveglio e cioè, ci vogliono anni, ci vuole un'attitudine, quello che dicevamo prima, ci vogliono
dei genitori che ti aiutano a fare questo, degli insegnanti che ti aiutano a fare questo, tu che fai questo, perché poi magari hai pure dei genitori molto in gamba, ma tu fai un'altra cosa. Perché Quindi, però. è un po' come si fa quando si fa una pubblicazione, no? Che spesso quando non c'è un risultato, le persone, quando facciamo una pubblicazione, una ricerca scientifica, no, non c'è il risultato e quindi uno si deprime un po'. In realtà non è così, dovremmo prendere la vita come succede nella comunicazione. Non esistono fallimenti o vittorie, esistono risultati. Cioè io faccio un'azione, ho un risultato e da quello devo ripartire, anche se è negativo, vuol dire che la prossima volta il mio esperimento va da un'altra parte. Quindi dovremmo un po' vedere la vita come risultati delle nostre azioni piuttosto che come Guarda, fallimenti e. esatto, questa vicenda del coronavirus secondo me ha messo in luce un tratto, diciamo, guarda, mi spingo a dirti un tratto di personalità molto diffuso. Cioè, noi abbiamo, secondo me, noi intendo dire il mondo intero, probabilmente la società, ha questa pretesa di controllo totale, no? Cioè, sembra che noi vogliamo e riusciamo a controllare tutto. In realtà non è così, no? Noi siamo un po' in questa fase, dicono i miei colleghi freudiani, analisti, siamo un po' malati di narcisismo, no? Centratura su se stessi, io riesco a fare tutto, io sono se grandioso, no? Vabbè, ma il coronavirus, cioè, ma che vuoi che mi faccia, no? Ma che mi importa? E invece no, perché questo ha messo in luce la debolezza umana, no? Che c'è sempre stata, sulla quale noi ci siamo un po' illusi, secondo me. Quindi quello che ha sconvolto molto in questo periodo è l'impotenza, la mancanza di controllo. Ma è una falsa idea quella che abbiamo di controllare tutto. In realtà possiamo controllare un po', ma sicuramente non tutto. E il coronavirus ci ha dimostrato che probabilmente controlliamo molto meno rispetto a quanto immaginavamo. Quindi dobbiamo fare un passo indietro e dire, ok, no? La mia casa, il mio appartamento, controllo il mio appartamento, quantomeno controllo che mi metta il vestito e non rimanga il pigiama tutto il giorno, già sarebbe tanto. Siccome abbiamo scollinato la Sì, mezz'ora e sì. abbiamo parlato di tutta questa famiglia, diciamo tutto è facile finché c'è la famiglia. Poi c'è la famiglia nel senso la famiglia, la coppia. Poi Sì. spesso dentro per complicare, per dare una rimescolata a tutte queste carte, c'è anche uno o due figli che magari affrontano un problema esistenziale o semplicemente di passaggio all'adolescenza, i terribili tre dei bambini. Allora penso, siccome non è che possiamo parlare e affrontare tutta l'adolescenza, ci vorrebbe un Just Talk solo per adolescenza, forse ce ne vogliono cinque, ma la cosa che può capitare di più è il contrasto. Non so, mi viene in mente questa cosa qui. Cioè c'è il capriccio, il contrasto, che ovviamente poi si declina in tutte le sue variabili, no? Perché ci può essere il bambino che si butta per terra e c'ha la crisi di pianto isterica, o quello che invece è soltanto contrariato. Ma come gestiamo il contrasto in generale con i nostri Parliamo, bambini? Ecco, sì, partiamo da allora, qua. se parliamo di adolescenza, ma comunque in generale, se parliamo di contrasto in generale, la cosa che voglio dire è che non ci dobbiamo preoccupare troppo se c'è contrasto. Cioè, io mi preoccuperei quando non c'è per niente contrasto. È vero che ci sono delle persone che non manifestano un contrasto forte verso i genitori e poi comunque stanno bene. Ma magari lo hanno manifestato da qualche altra parte. Poi se vai a vedere ti raccontano di contrasti fuori dalla famiglia. Un contrasto ci deve stare sempre. Perché? Perché per una lunga fase i bambini, diciamo, sono in una fase simbiotica, un po' come nelle coppie, no? Un po' come quando si forma la coppia. Ma il bambino ancora di più, quindi appena nato è un tutt'uno con la madre, poi sempre di più aumentando le sue autonomie si distacca dalla madre, poi si distacca anche dal padre, le prime uscite, la prima gita che i bambini fanno alle elementari, di solito è un momento, no? Molto emozionante, no? Per le mamme e per i papà. Quindi il contrasto serve per aiutare i ragazzi a capire chi sono, perché la fase simbiotica è una fase che, diciamo, per non sviluppare una psicopatologia,
a un certo punto deve terminare. Non puoi essere un tutt'uno con la madre o con il padre, altrimenti non faresti una tua vita, non ti individueresti, diciamo così, non costruiresti un rapporto con l'altro, non faresti la tua famiglia, come è, diciamo, normale e, diciamo, sano. Puoi anche, non voglio dire che devi avere un compagno, una compagna a fare dei figli, puoi anche vivere da solo, ma avere una tua indipendenza, no? Quindi, per individuarti, per capire chi sei, per forza di cose devi mettere in crisi il modello al quale sei stato attaccato fino a quel momento. Cioè, non so se ti è capitato, non mi ricordo se hai, insomma, figlie abbastanza grandi, perché tua figlia è piccola e Sì, no, è una sono femmina una un di po'... 18, una di Ah, 14. 18, 18. In L'abbiamo una... passate Guarda, tutte, ok, guarda, le fasi. bene. Allora, per una lunga fase i bambini, io vedo, insomma, da quello che mi raccontano i miei pazienti, che ne so, hanno delle figlie che rubano i vestiti alla madre o hanno i figli che fanno delle cose analoghe al padre. Poi a un certo punto queste stesse figlie che hanno rubato la giacca o il maglione alla madre dicono che quel maglione fa schifo. Mamma, ma come ti vesti? Ma fa schifo, è bruttissimo, sei all'antica. E quello è un momento... un passaggio fondamentale, un passaggio di crescita, perché appunto per capire chi è quella bambina lì, quella ragazza lì, devi mettere in discussione quel modello, devi criticarlo per trovarne uno suo e poi riappacificarsi con quello della madre. Quindi, prima il maglione è bellissimo, è fantastico, poi è bruttissimo, è terribile, e poi io ho il mio maglione, mamma ne ho, ha il suo maglione, è bello il mio, anche il suo è carino, insomma. Questo è l'iter, quindi quando c'è contrasto non bisogna preoccuparsi in generale. Certo, quando il contrasto si sposta su altri versanti, ovviamente sì, parlo di situazioni di utilizzo di sostanze, situazioni di difficoltà con il cibo, quindi parlo di anoressia, di bulimia, parlo di alcol e di tutte quelle situazioni che ovviamente sono dei segnali di allarme, sono segnali di... un passaggio evolutivo che quel ragazzo non riesce a fare, quindi lì bisogna fermarsi. Io quando ci sono queste situazioni in età adolescenziale mi fermo, di solito convoco la famiglia, perché quel passaggio evolutivo quella persona lì non riesce a farla perché la famiglia fa fatica ad accompagnare quel ragazzo lì. Quindi bisogna fermarsi, cercare di capire quali sono le paure da tutte e due le parti per aiutare tutti in questo passaggio. Poi quando il bambino si butta per terra Quelli più piccoli, ovviamente. è C'è molto cioè, piccolo, allora, la fase dei no, la sfida, no? Perché comunque ci sono. lì c'è una questione, cioè bisogna secondo me modularsi un po'. Allora, il modello del padre padrone è morto e sepolto, non esiste più, e era totalmente inefficace. Quindi, Cioè, bambini, se dici no, cintura e sculaccioni. cintura sculacciata, morte e sepolto, non servono a niente se non sono Peggio. controproducenti. Sì, il padre non funziona più neanche il modello successivo, perché dopo quel modello c'è stato il modello del genitore amico, una tragedia perché in questo passaggio che ti dicevo prima, se il genitore è amico, è molto difficile entrare in contrasto, no? Perché il genitore non è mai una sponda, ma è sempre un qualcosa di troppo morbido con il quale confrontarsi. Quindi il modello di adesso, secondo me, deve essere un modello di padre e madre che sono testimoni, che fanno una vita che dimostra ai bambini, ai ragazzi, che è una vita piena di passioni per me. Questa poi è la mia idea. E quando invece ecco, i ragazzi, i bambini si buttano per terra, dicono no, allora bisogna un po' modulare. Ovviamente vanno posti dei confini, se no bisogna capire il no che tu dai, che tipo di no è. Quando mio figlio si mette le cose in bocca, gli adesivi in bocca, ovviamente gli dico no, ma a questo punto cerco di evitare di mettergli a portata di mano gli adesivi, quindi cerco di evitare quella situazione lì, la premessa che ti dicevo prima. Per altre situazioni in cui invece il bambino ha un contrasto continuo, secondo me a un certo punto, quando vedi che il no non ha risultato, devi un po' mollare. Cioè, è molto più utile a volte quello che i comportamentisti chiamano il rinforzo positivo. Cioè, lasciar perdere quella roba lì, quasi non guardarla e lodare quando fanno bene.
Cioè, quando si butta per terra, lasciarlo un po' fare, chiedersi, come hai detto tu, come mai accade, magari un modo per chiedere attenzione, ma invece quando quella volta lì fosse uno ogni tanto, fa una cosa, no, che è buona, lodarlo tanto, guarda, bravo, mi piace quando fai così, mi piace tanto quando fai questa cosa. Allora lui capisce che ha pieno apprezzamento lì. E di là quell'altra cosa non sortisce nessun effetto. Certo, attenzione perché magari ci chiede attenzione, no? Anche perché nell'apprendimento, a me piace molto la pedagogia, i bambini apprendono molto per errore, no? E quindi comunque se hanno anche penso da un punto, traslandolo da un punto di vista psicologico, se io trovo quella di debolezza nei confronti di quel genere, cioè quella cosa che la fa arrabbiare, la sperimento 150 volte per capire qual è il limite di quella cosa. E quindi andrò a battere sempre, no? E dall'altra parte c'è la frustrazione, il genitore dice, ma come, gliel'ho già detto 2 volte, no? E invece lui deve sbagliare 150 volte per capire anche qual è il limite e qual è. No, non so se può essere, Sì, ci può certo. essere Cioè, qual questa. è il suo limite? Che non è il tuo limite di genitore. Ovviamente, quando i bambini sono molto piccoli, non hanno la capacità di discernere tra cose pericolose e meno pericolose, no? Quindi ci sono bambini piccoli che questo non sono in grado, quindi va messa una sponda. Man mano che si cresce, piano piano bisogna dare un po' più spazio in modo che loro creino il loro sistema, no? Diciamo così. Senti, Tiziana ci fa una domanda e ci dice: la forte reattività nei confronti della sconfitta nei giochi della Play. In realtà, diciamo, la frustrazione della sconfitta potrei renderla più generale. Cioè, quando i Sì, nostri allora. ragazzi hanno una sconfitta, che potrebbe essere anche adesso lo estendo, un brutto voto a scuola. Comunque, la frustrazione, è chiaro che la Play. Giocare tanto alla play crea anche diciamo, un Allora. certo stress, per cui amplifica sicuramente la reazione, ma il fallimento, ecco, come aiutarli nel fallimento? Forse potrebbe essere questo. Secondo me, vivere la frustrazione è qualcosa che fa molto bene. I grossi problemi che vedo a studio sono legati a situazioni in cui la frustrazione è un sentimento che si è vissuto molto poco. Cioè, bambini che non hanno vissuto frustrazione, noia e dolore sono bambini che fanno più difficoltà in futuro, perché quando non vivi mai queste tre emozioni e le vivi per la prima volta in età adolescenziale, è davvero un dramma. Io, diciamo, su questo tema più volte ho detto che secondo me la mancanza quasi totale della sperimentazione di queste emozioni, è una delle cause, per esempio, dei femminicidi. Perché la frustrazione è il no, il dolore è anche il no, la noia anche è un no per certi versi, e quindi quando arriva un no, quel no dell'altro è un no insopportabile, è un non ti amo insopportabile, non vinci insopportabile. Ovviamente non è che tutti quanti quelli che no, non vivono una frustrazione diventano violenti, però è un pezzetto messo insieme a altri pezzetti che contribuisce. Quindi secondo me un bambino che si dispera va bene perché sta sperimentando che la vita non è fatta completamente di vittorie, anzi tutt'altro, e che la vita è fatta di questo, di frustrazione, di dolore e anche di fasi di grande noia nelle quali si costruiscono secondo me grandi, grandi cose. Quindi quando un bambino si dispera, bisogna stargli accanto e dire sì, lo capisco, è veramente fastidioso, entrarci un po' dentro e dire vabbè, oggi abbiamo perso, vediamo come andrà, la prossima volta forse vincerai, forse perderai, però è così. Io qualche tempo fa notavo, Jacopo, pensando un po' a te come medico, a quante pubblicità c'erano in TV sull'influenza, no? Prima del coronavirus. Hai un po' di influenza? Prenditi questo e riparti di slancio. Hai un pochino di febbre? Prendi quell'altro e riparti. Cioè, proprio l'impossibilità di stare 2 giorni nel dolore di una febbre che dici, caspita, vabbè, se mi viene la febbre qualcosa vorrà dire. Vuol dire che mi devo fermare. È un po' come quando sveniamo. Un mio amico medico mi disse, guarda che svenire è salvifico, perché cadendo a terra
il cervello sta alla stessa altezza del cuore e quindi questo fa sì che arrivi un po' più di ossigeno che non ti arriverebbe o ti arriverebbe più difficilmente stando in piedi. Mi confermi? Assolutamente. Quindi qualcosa, cioè, se mi viene la febbre vuol dire che forse 2 giorni devo stare a casa, io devo ripartire di slancio. Cioè, quindi vedi anche quanto probabilmente la nostra società sta perdendo, speriamo stava perdendo la capacità di stare in questi sentimenti che sono molto utili, noia, dolore e frustrazione, fondamentali Mi secondo me. piace molto anche questa idea della noia, perché per i bambini la noia è un momento fondamentale, cioè annoiarsi è il motore principale per la fantasia. I nostri bambini non sono più abituati ad annoiarsi, Sì. perché hanno mille attività, escono da scuola, vanno a fare ginnastica, danza, inglese, ripetizione. E sono in un continuo turbinio di stimoli e difficilmente si annoiano. Io ricordo quelle giornate estive che tu stavi lì, magari da solo a casa, e ti annoiavi a morte, prendevi le tue costruzioni, ti leggevi un libro, andavi con la fantasia. Ed è un momento creativo Certo. molto importante. Direi che bisognerebbe ricostruire il diritto alla noia, e spero che un po' questo virus l'abbia rimesso poi. No, Sì, noi diciamo che spero. cerchiamo sempre, abbiamo questa attività, no? Perché le famiglie rincorrono il senso di colpa, noi abbiamo un po' il senso di colpa, no? Quindi ti senti in colpa che loro non vanno a scuola, stanno a casa, e quindi ti metti lì e gli crei attività sussidiarie continuamente perché non si annoino. Invece lo stimolo, dovremmo sempre ricordarci che invece un po' di noia è una buona cosa, no? È fondamentale, è fondamentale, crea dei giochi bellissimi. Mi hai fatto pensare a una torta margherita che da bambina facevo a casa della mia bisnonna, con le margherite raccolte e con la terra messa in una, non lo so, una ciotolina che non era neanche una pentolina sicuramente. Però divertentissima, ero molto soddisfatta, no? Quindi Alla la fine noia, della. sì, assolutamente sì, insomma, perché bisogna creare, no? Va bene, Bene. senti, noi ci stiamo appropinquando al termine della nostra chiacchierata, quindi non so se volevi lanciare due messaggi, tre messaggi per Sì, riassumere se posso giusto un questa secondo, perché resilienza. ho paura che mi si sta scaricando la batteria. Un secondo che prendo il caricabatteria, Eccola scusatemi, lì, ci siamo perché persa il mio. Teresa. E quindi Tornata, tornata tornata perché, per dire le perché il ultime tre mio. cose. Per dire sì, per Rimpunto. creare la suspense Esatto, ta-da! Ma tanto che ogni volta del. ci succede una cosa, quindi non è assolutamente normale. No, la batteria che temevo ci lasciasse. Allora, la resilienza è un qualcosa che secondo me parte dalla modifica del pensiero e ancor prima dalla modifica delle emozioni, del sentire. La resilienza è un termine mutuato dalla metallurgia, non so se sai, è la capacità di un metallo di non rompersi anche dopo un grande urto. Quindi noi non dovremmo romperci dopo questo grande urto. E quindi La mia ricominciamo idea è. dall'inizio, essere flessibili. Perché Sì, con un esatto. La mia metallo idea. più è duro e più si rompe. Sì, la mia idea è che chi era resiliente già prima continuerà ad esserlo ancora di più. Chi non lo era sta facendo veramente fatica e dovrà, secondo me, cercare di modificare questo atteggiamento. La rigidità, così come è crollata la rigidità del padre padrone, che non ha funzionato, perché poi ha creato la mancanza completa di rigidità nei genitori che permettevano tutto, e non andava bene neanche quello. Quindi bisogna trovare una via di mezzo. Quindi la rigidità o la troppa flessibilità, anche il troppo ottimismo per certi versi, no? Io mi permetto di dire che questa cosa di andrà tutto bene. Insomma, il troppo ottimismo, bisogna stare sempre Anche un po', perché poi come se dici? non va bene la frustrazione della delusione è grande, è peggio Dico de. sempre, piedi per terra e testa tra le nuvole, sempre sogni, sempre mete, però piedi per terra, perché se sogni troppo non stai attaccato alla realtà, insomma, stai da un'altra parte. Quindi quello che mi viene da dire è questo, bisogna cercare di essere flessibili per certi versi, mobili, adattabili, morbidi, gentili,
con il proprio partner, con i propri figli, con le persone che incontriamo per strada. Non mi è piaciuta molto questa ondata di gente che andava a caccia di queste persone che andavano a fare sport pubblicando. Cioè, non mi piace tutto quello che genera un sentimento negativo. Perché devo mettere che ho visto quello che correva? Ma mettiamo una cosa bella, quindi Mettiamo che cerchiamo sta di... bene a casa, cioè Bravo, cerchiamo sì. di sottolineare il positivo piuttosto che il negativo. Lamentarsi serve proprio a niente per risolvere le situazioni, proprio a niente. Lamentarsi genera un sacco di cose negative che non fanno bene. Spostarsi su un altro asse sicuramente fa bene. Va Quindi bene, quindi gentilezza. ci salutiamo con pensate positivo, che ci aiuterà più di ogni altra cosa. E siate gentili. Siate gentili con voi e con gli altri. Sicuramente questo vi aiuterà tanto. Va bene. Bene. Allora, se vi è piaciuto, Jacopo. mettete mi piace, scrivetevi ai miei canali, alla mia pagina Facebook. Continuate a commentarci, noi vi seguiamo. Grazie infinite a Teresa, grazie a tutti quelli che ci Grazie. hanno seguito anche questa sera. Mille grazie a te. No, a proposito di gentilezza, ti abbraccio forte. Anch'io, virtuale da lontano, sperando Virtuale da lontano, di di abbracciarci farlo. presto e tornare a fare aperitivi, cene, abbracciarci, Corsi con te, corsi, eccetera. tutto. Va bene. Corsi. Bene. Ciao Ciao, a Jacopo. presto, Ciao a ciao a tutti. tutti, buona Buona serata. serata. Ciao, ciao, ciao.